tutte le tue? No, però posso usarle tutte le volte che voglio. Mab & Co. Formazione e strategie per l'evoluzione del business. Mabmanagement.it. Pescando nella mia memoria non riesco a ricordare una partita in cui uno stadio, fin dal primo tempo, per tutta la partita, senza soluzione di continuità, è riuscito a incitare con una vermenza di questo tipo, con un'intensità di questo tipo, la sua squadra. Andare a vedere le partite del Cagliari è uno spettacolo nello spettacolo, perché la partita è caratterizzata soprattutto dalla spinta di un protagonista che tu non ti aspetti, che è un pubblico meraviglioso, quello che ti sa sostenere anche quando stai perdendo. Anche questo dettaglio tutt'altro che secondario. Se ci aggiungi poi la ciliegina nella torta, che le due tifoserie si applaudono, l'Atalanta applaude il Cagliari applaude l'Atalanta, stiamo vivendo veramente un sogno magico. E ieri sera è stata veramente la partita ideale, una partita in cui il Cagliari ha giocato contro tutto e contro tutti, sostenuto da un pubblico, come ho detto prima, meraviglioso, di grande intensità. Una squadra che è stata rivista da Ranieri sulla base anche di un'umiltà che, malgrado si possa permettere il tecnico rossoblù di dire cosa ne capite voi, ogni volta si mette in discussione, cerca di capire invece cosa può essere corretto ancora, come si può migliorare. Un insegnamento da parte di un grande saggio che dimostra di saper apprendere anche da quelle che sono le indicazioni che magari non vede in quel momento e che altri magari gli fanno notare. L'interesse particolare alla squadra perché potesse segnare si è manifestata con il cambio totale di quello che è stato l'attacco, andando a schierare Sciomuro dove da solo, così come i dati statistici dicono, sicuramente più efficace come caratteristiche proprio di giocare in modo proficuo. E anche il bilancio col Cagliari è cresciuto ancora, oltre ai due gol e ai due assist che aveva, ne ha aggiunto ancora un altro, l'80% del gol del pari è il suo contro l'Atalanta. La grande capacità di reazione, i due trequartisti che sono andati molto vicini a Sciomuro, dove forse più Oristanio che Gaetano, che ha trovato un po' di difficoltà nella spinta e soprattutto nell'aggressività che l'Atalanta metteva in campo, ma anche un Oristanio che si è fatto i muscoli durante la gara, dovendo prendere atto della forza fisica di chi era contrapposto e cercando di trovare in sé anche quella caratteristica che magari non è certo la sua, la principale, quella che lo mette in evidenza rispetto a tutti gli altri. E poi i cambi, ancora una volta azzeccati, con Viola e Luvumbo che dimostrano ancora una volta che quando entrano con la squadra avversaria che comincia a calare di batteria sono devastanti. Il gol è nato proprio da una combinazione dei due, con Viola che è sembrato Zola, paragone che secondo me lo elegge a un eroe che non si dimenticherà, perché un gol del genere rimane negli annali, rimane nella mente, rimane nella storia. Saltare in mezzo a due giganti e colpire il pallone per metterlo poi alle spalle del portiere, una vittoria importante, determinante, che scarica tantissima tensione, tantissima delusione. E dobbiamo dire, uno spettacolo nello spettacolo, ribadisco, questo pubblico con questa squadra ieri ha caratterizzato in modo quasi ideale una partita di calcio. Sono tutte le tue? No, però posso usarle tutte le volte che voglio. Mab & Co. Formazione e strategie per l'evoluzione del business. Mabmanagement.it.